Buongiorno Franca, buongiorno Teresa, buongiorno brava gente, buongiorno brava gente. Stamattina forse Assisi difficilmente la vedete così, o meglio, per chi sta ad Assisi facilmente la vede così, c'è molta nebbia. Stamattina vi vorrei portare, l'avete chiesto, davanti a quella che è un po' la prima cappella della Basilica Inferiore. Però prima di entrare dentro, prima di salutare Cesco, vogliamo ascoltare questa parola che stamattina è veramente bella, forte. E poi ci riguarda perché ci siamo anche noi oggi, ci siamo tutti noi. Ci sei tu Arianna, ci sei tu Elisabetta, Graziella. E allora ascoltiamo questa parola che ci rivolge. Antonio, buongiorno, eh. Antonietta pure, vedi, saluta Ico, eh. Antonio. Ma ascoltiamo questo Vangelo che è straordinario. E poi andremo dentro. Dal Vangelo di Luca. Oggi è San Simone e Giuda, due discepoli di Gesù, potremmo dire un po' come diciamo con i compagni di San Francesco, quelli della prima ora, ecco, discepoli della prima ora. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare, passò tutta la notte pregando. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, il quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla, e i suoi discepoli, e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti da loro, dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Eccoci qua, vedete quanta nebbia c'è stamattina. Non si riesce nemmeno a vedere la basilica. Bene, il Vangelo di oggi è un Vangelo straordinario perché è la chiamata dei discepoli, la chiamata dei discepoli. Vedete, in questa chiamata ci siamo tutti noi. È sicuramente un momento decisivo della vita di Gesù, come credo a volte ciascuno di noi vive dei momenti decisivi, dove si è chiamati a prendere delle responsabilità, delle decisioni. E allora, dal momento che ci riguarda tutti, perché vedete, ogni giorno ci sono delle decisioni da prendere e poi ci sono dei momenti in cui si devono prendere delle decisioni che segneranno la vita intera. Segneranno la vita intera. La decisione di formare una famiglia, la decisione di seguire il Signore, la decisione di scegliere dei collaboratori, la decisione di iniziare un lavoro, la decisione di uscire, la decisione a volte di lasciare casa. Ognuno di noi è chiamato a prendere delle decisioni. E allora io credo che dobbiamo dire: Signore, come dobbiamo prendere una decisione? Qual è il metodo che tu hai adoperato? E allora ecco la pagina del Vangelo che ci rimanda. Gesù in quei giorni se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte. E poi quando fu giorno,
Ecco, a me questa espressione, notte e giorno, richiama il primo libro della Genesi. E fu sera e fu mattina. Fu notte e fu giorno. E ci richiama quindi alla creazione, cioè momenti decisivi che significano ricreare la vita, dare luce alla vita e soprattutto dirsi è cosa buona e giusta, è cosa buona e giusta. Perché penso che poi quando abbiamo preso la decisione dobbiamo dirci sì, Signore, è una cosa buona, è una cosa giusta, Buono poi anche una cosa bella. Allora, prima di scegliere il curriculum dei discepoli, guardate che spettacolo, fa meno freddo, prima di vagliare, no, potremmo dire, i suoi collaboratori, cosa fa? Si mette dinanzi al Padre e noi ci mettiamo dinanzi a Lui. Ecco perché vi ho portato in quello che è, vedete qui c'è la tomba di San Francesco, l'avete salutato, diciamo Cesco andiamo dal tuo maestro, andiamo dal tuo maestro, il suo maestro sta qui adesso, è Gesù, è una delle croci più belle che sta qui in Basilica, scultore, siamo nella cappella di Santa Caterina. Guarda i colori, le vetrate storiate, sono tutti pezzi messi insieme e tenuti insieme dal maestro, potremmo dire. E allora ci mettiamo proprio davanti a lui stamattina. E la notte serve e aiuta ad illuminare. E l'illuminazione più bella è quando il Signore chiama. Cioè quando diventiamo attrattori. Gesù aveva una folla, la lascia e poi da questa folla chiama le persone, chiama i discepoli. E poi quando parliamo di vocazione noi dobbiamo ricordarci che ci sono quelle vocazioni che davvero suscita direttamente Dio, lo dicevano i padri della Chiesa, sono vocazioni direttamente da Dio. Poi ci sono quelle che invece avvengono per mezzo degli uomini, e cioè attraverso una mediazione, una persona che pone una domanda, interroga attraverso la vita o i suoi gesti. E poi ci sono quelle che arrivano direttamente dagli uomini. Vieni con me, condividi il mio progetto. E poi dicono i padri della Chiesa, ci sono le autocandidature. E allora credo che noi dobbiamo sentirci questa voce, questa mediazione di Dio. Come Gesù diventa mediazione del Padre e chiama. L'altro aspetto è che li chiama, quindi i discepoli poi sono coloro che sono inviati, ed è bello cogliere questa crescita con Gesù dei discepoli, cioè il discepolo che è inviato è colui che sta con lui, che fa le cose che fa lui e che annuncia le cose di lui. È bellissimo. Io ho trovato un commento molto bello qui. San Simone e Giuda, che festeggiamo oggi, ci dicono davvero come condividono la vita del Maestro fino alla fine. E ho trovato questo commento. Ma qual è la cosa essenziale di questa chiamata? Sentite cosa scrivono. Ma di tutti sappiamo la cosa essenziale. Se è vero che sono stati scelti da Gesù quel mattino, è anche vero che essi hanno poi scelto Gesù e hanno accettato e scelto di essere inviati. E per tramite loro e dopo la resurrezione la parola si è diffusa in ogni luogo fino ad oggi. E grazie a loro che noi siamo oggi raggiunti da questa parola. Questo è l'essenziale, questo è ciò che resta della vita di questi uomini. Non il loro mestiere, non il loro coraggio, ma rimane soprattutto
il fatto che sono stati scelti e hanno scelto. E soprattutto si sono lasciati coinvolgere, Si sono lasciati coinvolgere da quell'amore donato fino alla vita. Da quell'amore, lasciati coinvolgere. Il resto della vita noi non sappiamo molto, dei discepoli. Però sappiamo che si sono lasciati coinvolgere. E allora credo che oggi noi abbiamo bisogno di sentirci coinvolti da Lui. Coinvolti da Lui. E che cosa li tiene insieme? Che cosa li tiene insieme i discepoli? Perché poi ci dà una serie di nomi, ma sono caratteri diversi, storie diverse. Un po' come questi affreschi, vedete? Stanno tutti insieme, ma formano una storia. Formano una storia. Guardate che spettacolo. Formano una storia. E allora... credo che questa storia ci dice che possiamo essere diversi tutti quanti. Pietro era duro, Giovanni molto affettuoso, Andrea era uno sbrigativo. Cioè, ognuno ha un carattere, però li tiene insieme il maestro. Vedete, è una squadra, potremmo dire, che mettendo insieme caratteri, sensibilità, modo di pensare, modo di fare, modi di vivere, sono tenuti insieme dal Maestro. Questa loro diversità, potremmo dire, è arricchita, sostenuta e messa insieme dal Maestro. E credo che questo dobbiamo chiedere al Signore, che poi ci lascia liberi, ci lascia straordinariamente liberi. E vedete il compito di ciascuno di noi quando stiamo a casa, quando stiamo al lavoro, no? Eccetera, è in fondo tenere insieme. Questo è il nostro compito più bello, tenere insieme. Potremmo dire che oggi ci lasciamo pensando che Gesù ci coinvolge e noi ci lasciamo coinvolgere, ci tiene insieme e teniamo insieme E quindi davanti a noi c'è Cesco, glielo diciamo: Signore Francesco, come hai fatto tu con i tuoi primi compagni? Aiutaci a lasciarci coinvolgere e a coinvolgerci. Aiutaci a stare insieme e a tenere insieme. Il mandato che il Signore ci dà per vivere questo, potremmo dire, è triplice. Il primo, la forza della preghiera. Il secondo, essere inviati. Il terzo, curare e guarire. I discepoli vengono poi mandati da Gesù a curare e guarire. E quindi una parola che tiene insieme queste due, sapete qual è? È straordinaria, è bellissima, è salvare. Vogliamo essere delle persone che salvano, perché appunto siamo salvati. Bene, allora, andiamo avanti, ci accompagni questa pagina stupenda del Vangelo di oggi. Io devo salutare stamattina un po' di persone. Intanto salutiamo Cesco, ci affidiamo a lui. Stamattina, a dire il vero, vi volevo portare a San Damiano, perché lì è stato poi, sono state le notti di Francesco con la preghiera davanti alla croce, ma c'è molta nebbia e quindi ho detto la brava gente capirà. Io saluto Michele e Claudio, che ieri hanno vissuto 32 anni di matrimonio. Michele, un abbraccione, tu sei la forza di tuo marito, io lo so, lui non se n'è accorto ancora, ma io lo so. No, se n'è accorto Claudio. Che fanno un saluto a Rosaria, 59 anni compleanno oggi, non te l'aspettavi, vero Rosaria? Ogni bene, vedi come Ilaria e Carmine ti vogliono un gran bene.
Poi la piccola Elisabetta, 8 anni, Elisabetta, io lo so che stai con il papà e la mamma, con la mamma lì, mi è arrivata questa voce, e ti auguro una bella carezza. E attraverso te vorrei invitare i bambini, davvero, dategliela la carezza di Francesco. Sergio, che è mancato 5 mesi fa, che sta in cielo, la preghiera, il saluto della preghiera sicuramente. Lucia Persi, per la mamma Matilde, che oggi compie il compleanno, ogni bene. Gli auguri anche del marito, i 4 figli, i nipoti, è una festa. Teresa Alotta per il figlio Francesco, vedi la mamma ti. Stamattina un abbraccione forte, un abbraccione forte. Siamo. Eccoci qua. Poi Eunice Ileana. Saluti a te, a tua figlia Elisa e a tuo marito Stefano. E dite, molti di voi state seguendo da quando è iniziata la pandemia e sicuramente è un momento difficile, anche quello che stiamo vivendo oggi. San Francesco vi doni davvero tanta forza e coraggio, massima responsabilità, mi raccomando, le mascherine e il grande senso di responsabilità. Non lasciamoci coinvolgere invece dalla violenza, da chi vuole mettere a repentaglio la vita. Mi raccomando allora. Intanto buona giornata, brava gente, buona giornata. Siamo qualche commento che mi dite, Parenzo, i commenti non li fai mai. Ogni bene, Giovanna Maiorano, sì, sei un abbraccio, Dora. Ecco qui, Francesco accompagnaci lungo le strade della vita. Ecco qui, Teresa, un saluto a te, a Rosa, e ogni bene. Ecco qui, vedete, è arrivata la brava Milena. Ogni tanto è colei che vi risponde. È una brava mamma. Lei non ci sente perché sta dentro. È andata ad aprire, eccola qua. Ah? Bene, Milena, il tuo sorriso, regala il sorriso che regala a noi la mattina, regala anche, ecco, così la vedete, è quella che vi risponde insieme a Luisa. Bene, allora, brava gente. Buona giornata.